Allora, lezione, buongiorno, dedicata alla riforma della Chiesa. Oggi iniziamo a vedere quali saranno tutte quelle azioni pragmatiche che porteranno a un profondo rinnovamento della Chiesa Cattolica Romana. Soprattutto prenderà forma la Chiesa Cattolica Romana così come la conosciamo oggi. Attorno all'anno 1000, per esempio, l'apice della Chiesa, il capo della Chiesa, non era il Papa. Il Papa era semplicemente il Vescovo di Roma. Certo, importante, ma non il capo, la guida pastorale dell'intera Chiesa. Anche perché, se ricordate, tutti i vari Vescovi sparsi per l'Europa, erano potenti signori, dotati di una profonda autonomia, no? Economica, militare, legislativa, giurisdizionale, eccetera, eccetera, eccetera. Con l'avvento dei papi tedeschi, che lavoreranno inizialmente in sinergia con gli imperatori tedeschi, inizieranno insieme a far prendere una strada nuova alla Chiesa Cattolica Romana, perché in quel momento, ragazzi, era profondamente corrotta da un punto di vista della disciplina, da un punto di vista morale, da un punto di vista etico. Quindi, detto questo, fatto questa piccola premessa, papi tedeschi, proprio tedeschi, altrimenti avremmo detto papi spagnoli, insomma, no? No, erano proprio papi tedeschi, per volontà degli imperatori tedeschi, poi vediamo perché, gli imperatori tedeschi nomineranno papi tedeschi, poi vediamo perché, proprio tedeschi e non di Catanzaro, ok? Fatta questa premessa, ragazzi, iniziamo subito. Quando è che prende forma, no? Prende avvio questa riforma? Nel 1057 Pier Damiani, che era un monaco, un asceta, un eremita, fu nominato vescovo di Ostia. Pier Damiani. Ostia, ragazzi, sapete tutti, è una città vicino Roma. E viene nominato prima vescovo e poi cardinale. I cardinali, ragazzi, si chiamano tali, non so se lo sapete, perché sono alla guida di alcune chiese cardini all'interno della diocesi di Roma. Quindi i cardinali si chiamano cardinali, perché guidano alcune chiese cardini all'interno, ok, della diocesi di Roma. E Pier Damiani pubblica, scrive una lettera di denuncia di corruzione morale, etica, della disciplina in cui versava il clero, tutti i religiosi. Secondo Pier Damiani, erano corrotti dal punto di vista della disciplina e dal punto di vista morale. Adesso vediamo cosa intendeva. Questo degrado morale, disciplinare, interessava tutti, vescovi, preti, però anche se c'era in qualche modo questo degrado, i vari vescovi, i vari preti portavano avanti le loro funzioni religiose. Non so, il vescovo, no? Abbiamo detto prima e anche nelle lezioni precedenti che era un potente signore, era già capo della diocesi, attorno a lui c'era tutto un clero che lo aiutava nelle faccende religiose, nella gestione della comunità, nella gestione della chiesa. E il prete viveva spesso all'interno della città in cui c'era la cattedrale. La cattedrale è il Duomo, no? Qual è il Duomo di Torino? Quello che c'è dietro Piazza Castello. Quella è la cattedrale.
Perché si chiama la cattedrale? Perché all'interno c'è la cosiddetta cattedra, che è la sedia su cui il vescovo si siede quando celebra la messa all'interno della cattedrale. Quindi il clero era corrotto, e adesso vediamo come, ma nonostante la corruzione, nonostante il degrado morale, portava avanti i compiti a lui assegnati. Gestiva i beni ecclesiastici, ok? Riscuoteva le tasse, perché era anche un signore. Gestiva tutto il patrimonio ecclesiastico. Il primo imperatore, ragazzi, che si impegnò in tal senso alla riforma della Chiesa fu Enrico III il Salico. Abbiamo visto, no, che si era estinta la dinastia dei Basilidi e si era affermata quella dei Sali. Enrico III il Salico fu eletto imperatore nel 1046. E come si presentò? Si presentò alla Chiesa come protettore della Chiesa stessa. E da chi doveva essere difesa questa Chiesa? Da tutte quelle potentissime famiglie aristocratiche romane che piazzavano di volta in volta un papa a loro congeniale, a loro confacente. Quindi Enrico il Salico sarà colui che difatti inaugurerà questa nuova stagione di riforma morale e disciplinare della Chiesa. Se vi ricordate, no, come progetto anche da parte dei Basilidi e successivamente dei Sali, Roma doveva diventare il centro della cristianità e il Papa doveva diventare il capo della cristianità. Ma secondo voi, grazie a tutto il potere economico, spirituale, autonomia che avevano i vescovi, tutti i vescovi, potevano rinunciare a questa autonomia per darla a un vertice che sarebbe diventato poi il vescovo di Roma, ovvero il Papa? Assolutamente no. Ecco perché in questo momento storico il Papa è semplicemente il vescovo di Roma, non ha quella spinta, quel potere per poter imporre delle decisioni, ok? Delle leggi di diritto canonico. Perché tutti gli altri vescovi sono potentissimi, come lui, più di lui, un po' meno di lui, ma non vogliono cedere la loro autonomia nei confronti del Papa, del vescovo di Roma. Quando Enrico III sale sul trono, dal punto di vista religioso a Roma c'è una situazione disastrosa. Ci sono tre papi contemporaneamente. Perché? Perché l'aristocrazia romana, delle fazioni aristocratiche, ognuno eleggeva il suo papa. E qual era il papa giusto? Chi era l'erede al trono di Pietro? Domanda. Risolve la situazione Enrico III il Salico come deponendo i tre papi e mettendo un solo papa, il primo tedesco di una lunga serie, di nome Clemente II. Clemente II, ragazzi, una persona virtuosa, preparata, l'unico problema è che muore subito. Clemente II, il primo dei papi tedeschi, semplicemente dura in carica 2 anni, dal 1046, quindi lo stesso anno di elezione di Enrico III il Salico, fino al 1047. Clemente II. Chi viene eletto, chi viene posto dall'imperatore come nuovo papa, verrà eletto Papa Leone IX, quindi il successore di Clemente II sarà eletto Papa Leone IX nel 1049.
Il suo pontificato durerà poco più di 5 anni, 61 mesi per l'esattezza. Ragazzi, Papa Leone IX era una personalità di altissimo livello. Era un virtuoso, era preparato. Quando fu eletto Papa a Worms, in Germania, non accettò subito l'incarico. Chiese, prima di salire sul trono di Pietro, di verificare che la procedura di elezione fosse stata portata avanti nel modo corretto. Qual era la procedura di elezione del Papa? Se non ve la ricordate, la ripetiamo. Il Papa doveva essere acclamato, accolto dal clero romano e dal popolo romano. Quindi, prima di accettare l'incarico di Papa, Papa Leone IX dice: io mi porto come un riformatore, sono un riformatore, però se voglio imporre delle nuove leggi, delle nuove regole, devo essere io il primo a rispettarle. Qual è la regola? Che il Papa deve essere acclamato, accolto, accettato dal clero romano e dal popolo romano. Quindi si fanno le opportune verifiche ed effettivamente Papa Leone IX viene eletto nuovo vescovo di Roma, ovvero nuovo Papa. Quando viene eletto? Nel 1049, fino al 1054. Quindi lui, no? Propulsore del rispetto delle regole, è lui il primo a rispettare la regola. Cosa fa Papa Leone IX? Ha una sua corte, i suoi consiglieri, i suoi collaboratori, e per iniziare a riformare la Chiesa non sta fisso a Roma, comincia a girare itinerante per tutta Europa. Aveva questa corte, no, papale, itinerante per tutta l'Europa. E perché non sta fermo a Roma? Perché voleva vedere con i propri occhi la corruzione, voleva diffondere le proprie idee. Dei 61 mesi del suo papato, solamente 9 mesi rimane a Roma. Quindi pensate che lavoro da nomade che ha fatto, no? Girando per l'Europa. Sì, è stato bravo. Sì, è stato bravo. Purtroppo, ragazzi, dopo poco più di 5 anni, Papa Leone IX muore e a Roma rimane il suo più stretto collaboratore, che è il De Brando di Soana. Segnatevi questo nome perché è una personalità molto molto importante. Il De Brando di Soana, che diventerà Papa, poi vediamo. Quindi, cosa succede? Papa Leone IX muore, il soglio pontificio è vuoto. Il De Brando di Soana, che faceva parte della corte papale, si ritrova a dover gestire la situazione. Cosa succede? Le famiglie aristocratiche, appena c'è il vuoto, subito eleggono un nuovo papa di nome Vittore II. Quindi, ricordate cosa abbiamo detto inizio lezione, no? Che la Chiesa doveva difendersi dalle famiglie aristocratiche. C'è il vuoto, subito le famiglie aristocratiche piazzano il loro papa di nome Vittore II. Subito l'imperatore Enrico III, che voleva riformare la Chiesa, agisce ed entra in conflitto con le famiglie romane. Ma cosa succede? Muore anche Enrico III. Enrico III, quindi muore Papa Leone IX. Le famiglie romane eleggono un nuovo papa, Vittore II. Vittore, con la V di Venezia. Enrico III si muove per risolvere la situazione, ma muore anche lui. Il trono è vuoto, così come il soglio del vescovo di Roma, del Papa, viene occupato temporaneamente da questo Vittore II. Il successore di Enrico III, il figlio, Enrico IV, al momento è un bambino, quindi non può difatti governare, e la reggenza dell'impero viene assunta da Agnese, che era la moglie di Enrico III.
Quindi abbiamo la seguente situazione. Papa, diciamo così, abusivo, messo lì dall'aristocrazia. L'imperatore non c'è perché è morto, il figlio è un bambino, prende la reggenza dell'impero la moglie Agnese. Per la prima volta la Chiesa si muove in autonomia ed elegge un papa da sola, con le proprie forze, senza tener conto della volontà dell'imperatore, e nomina un nuovo papa che si chiama Stefano IX. Era di nome, il vero nome era Federico di Lorena, e verrà eletto papa con il nome di Stefano IX. La Chiesa in autonomia, quindi senza tener conto della volontà dell'imperatore, no? Perché, se vi ricordate, la Chiesa doveva informare, la procedura voleva che venisse scelto, no? Di comune accordo con l'imperatore. Quindi per la prima volta, ragazzi, la Chiesa elegge un nuovo papa da sola, senza consultare l'imperatore o la corte imperiale, visto che l'imperatore era al momento non disponibile. Quali erano gli elementi che creavano questa corruzione etica, morale, disciplinare all'interno della Chiesa romana? Erano la simonia, ora vediamo che cos'è, il concubinato e il matrimonio. Ripeto, quali erano i primi elementi che andavano abbattuti e che creavano di fatti la corruzione morale, spirituale, etica del clero, dei religiosi? La simonia, il concubinato e il matrimonio. Che cos'è la simonia, ragazzi? La simonia è la vendita delle cariche ecclesiastiche. Cioè, si pagava una cifra in denaro, si facevano delle donazioni in beni al signore, al vescovo di turno, e in cambio tu venivi nominato prete, religioso, clericale, e appartenere al clero, no? Dava tutta una serie di privilegi, di vantaggi. Qual è l'azione riformatrice dei riformatori tedeschi? Dicono: diventare preti, diventare vescovi, diventare religiosi in generale è una vocazione. Non si possono comprare le cose divine di Dio con dei soldi. È una cosa immorale. La simonia deve essere abbattuta. L'unico problema, ragazzi, è che fino a quel momento comprare una carica ecclesiastica era la normalità. Cioè, pensate oggi, no? Io vado dal sindaco di Torino e gli dico: caro sindaco, ti do 10.000 euro e mi fai diventare dirigente all'Agenzia delle Entrate. Secondo voi, oggi sarebbe una pratica lecita? Sarebbe corruzione, no? All'epoca comprarsi una carica ecclesiastica era la normalità. Quindi gli strani erano riformatori. Gli altri dicevano: ma come? Noi abbiamo fatto da sempre così. Adesso arrivate voi e ci dite che non va più bene. Quindi pensate, i riformatori combattere con una consuetudine così radicata, quanto doveva essere forte la spinta riformatrice. Quindi la simonia era il primo elemento da distruggere, perché le cose divine non sono acquistabili con i soldi. La seconda pratica da abbattere era il concubinato. Cos'era il concubinato? Il concubinato sono le relazioni stabili con una donna che avevano i religiosi, ovviamente non previste dal matrimonio. Quali erano le situazioni, le circostanze, no? Che potevano succedere, ragazzi?
Io sono prete. Non mi posso sposare, giusto? Però ho una relazione stabile con una donna, concubinato. Seconda situazione. Non sono prete, ok? Sono sposato con Giuseppina. Prendo dopo i voti. Ma ho una moglie. Quindi ho una moglie, una concubina, una relazione stabile, ma sono prete. Questa cosa non poteva essere più accettata. Ma soprattutto il matrimonio, se vi ricordate, anche al sud, qual era una delle caratteristiche della chiesa bizantina e i bizantini governavano nel sud Italia? Che il matrimonio dei religiosi era accettato. Ok, quindi se nella verifica troverete quali erano le differenze tra chiesa d'Occidente e chiesa d'Oriente, per esempio, una, se vi ricordate, una caratteristica della chiesa bizantina è che i preti potevano sposarsi. Quindi il matrimonio, difatti, era proibito, ma era tollerato nella pratica. E vale lo stesso identico discorso della simonia. Cioè, si è sempre fatto così, gli strani erano sempre riformatori. Dice, ma noi sono centinaia d'anni. E qual era l'effetto finale? Che i preti avevano figli, i vescovi avevano figli, che spesso o intraprendevano a loro volta la carriera, diciamolo così, religiosa, oppure non seguivano le orme del padre, ma comunque ereditavano tutto l'impero, tutti i possedimenti, le terre, eccetera, eccetera, del papà, che poteva essere il vescovo o un altro religioso. Quindi i riformatori tedeschi dicono, e qual è allora la differenza tra essere un laico ed essere un religioso? Nessuna. Quindi concubinato e matrimonio del clero, convivenza stabile con una concubina, con una donna, era un istituto che andava assolutamente abbattuto. Simonia, concubinato e matrimonio dovevano essere cancellati come pratiche portate avanti dal clero. Il matrimonio era proibito, giusto? Però se io sono prete non mi posso sposare, giusto? Ma ho una donna, ho una relazione stabile con una donna, con la quale ho dei figli e siamo in una situazione di concubinato. Altra situazione, sono laico, sono sposato con Maria, dopo Clara prendo i voti, io comunque rimango sposato, porto avanti quella relazione. Quindi il matrimonio difatti era proibito, ma era tollerato nella pratica. Così come era tollerata la convivenza con una donna, anche se ero prete. E avevo anche dei figli. I vescovi avevano figli, i preti avevano figli. Chiaro? Quindi ragazzi, si svolgono a partire da questo momento tutta una serie di concili in cui l'obiettivo è abbattere simonia, concubinato e matrimonio. E cominciano a essere tolti, cancellati, deposti tutti quei vescovi, preti che erano accusati di simonia, concubinato e matrimonio. Togliendo un vescovo, togliendo un prete, devi metterne un altro al suo posto. E cominciano a essere posti nei punti di vuoto dei vescovi o dei preti che erano fedeli a Roma, quindi sostenevano le riforme della Chiesa. Quindi cominciava a crearsi una rete di religiosi che appoggiavano la riforma della Chiesa cattolica romana. Un caso emblematico ce l'abbiamo a Milano, con il cosiddetto movimento della Pataria. Che cos'è il movimento della Pataria? È un movimento in cui vescovi, preti, religiosi vengono accusati di simonia, di concubinato, di matrimonio da parte dei patarini. I patarini erano la gente povera che si vestiva solo con stracci
e venivano chiamati patarini. Difatti, ragazzi, accusavano, deponevano, si svolgevano dei processi in pubblica piazza nei confronti di tutti questi religiosi accusati di simonia, matrimonio e concubinato. Inizialmente i patarini furono tollerati dal Papa. I capi del movimento erano Arialdo e Landolfo Cotta, due ecclesiastici che si misero a guida di questo movimento. Dicevamo, il movimento della Pataria inizialmente fu sostenuto dal Papa, no? Perché grazie ai patarini tanti religiosi accusati di simonia, di corruzione, di concubinato furono deposti. Il problema fu che poi al Papa non andò più bene, quindi questa sorta di alleanza, perché non andò più bene? Questo è A Milano. Perché non andò più bene? Perché al Papa per lui non era lecito che dei laici fossero giudicati, scusate, che dei religiosi fossero giudicati dei laici. E spesso e volentieri questi giudizi avvenivano anche sommariamente, in pubblica piazza. Quindi, nel giro, ragazzi, di pochi anni, questa alleanza papato, chiesa, movimento della Pataria si sciolse, così come fu sciolto poi definitivamente anche il movimento stesso.